In studio Veronica Puglisi. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti alla nuova edizione di MTG. L'importanza della vaccinazione e l'ordinanza di Musumeci al centro delle dichiarazioni del dottor Iacobello. Solo con il vaccino, dice il direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive del Cannizzaro, ci si potrà riappropriare della normalità. Io non ho mai più ricoverato soggetti vaccinati, non ci sono stati più medici che hanno avuto malattia, non è più morto nessun medico né infermieri, cioè il vaccino funziona. Dottore Iacobello, quello che sta dicendo è davvero interessante e forse basterebbe questa come risposta, ma l'ordinanza di ieri del presidente Musumeci è una ordinanza che pone veramente uno scenario di una vaccinazione a tappeto. Secondo lei era necessaria questa ordinanza? Perché la gente non sta procedendo alla normale prenotazione? Perché non ci si avvicina più al vaccino? C'è stato indubbiamente un problema di comunicazione anche da parte delle istituzioni riguardo al vaccino. C'è stato un atteggiamento ondivago e questo ha portato ovviamente a una reazione in qualche modo verso i vaccini che sicuramente è dannosa per il programma complessivo vaccinale. E bene fa il Presidente della Regione a sollecitare un cambio di passo rispetto a questo problema e credo che se riusciremo a portare in periferia un programma vaccinale serio e credibile, riusciremo ad avere un numero di vaccinati che sicuramente ci consentirà di superare il più grosso problema che in questo momento abbiamo, cioè il rischio delle varianti. Sulla scorta di quanto lei sta dicendo, dottore Iacobello, sono ovviamente tanti i vantaggi. Le volevo chiedere, gruppo di persone vaccinate, può trascorrere una serata insieme sia all'aperto che in un luogo chiuso? Assolutamente sì, questo dovrebbe essere un ulteriore messaggio a favore della vaccinazione. Se vogliamo tornare a una vita normale, lo possiamo fare se siamo tutti vaccinati. Un gruppo di persone tutte vaccinate, per esempio in ospedale adesso, abbiamo molte meno attenzioni fra noi colleghi, perché sappiamo di essere ovviamente vaccinati. Cerchiamo ovviamente di utilizzare le mascherine quando entriamo in contatto con i pazienti, perché non ne conosciamo la suscettibilità al virus, ma fra di noi abbiamo un atteggiamento molto più libero perché sappiamo di essere un gruppo protetto in maniera, diciamo, sicura dal vaccino. Nel momento in cui un'azienda si manifesta al 100% vaccinata anche in seconda dose, può pensare, un po' sulla falsa riga di quello che voi fate in ospedale, di poter vivere l'ambiente lavorativo senza mascherina? Beh, certo, esattamente come per l'ospedale, un gruppo di lavoro che può, come dire, esibire una immunità diffusa tra tutti i componenti dell'azienda è un gruppo di lavoro che può lavorare anche con molta più tranquillità. E lo avete sentito, nuova ordinanza di Musumeci per incentivare la campagna di vaccinazione in Sicilia, regole più stringenti soprattutto per i dipendenti che sono a contatto con il pubblico. La gente per lo più approva questa nuova ordinanza. Entra in vigore oggi la nuova ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con la quale si vuole avviare una campagna massiccia di vaccinazione, con la vaccinazione di prossimità, con dei punti vaccinali nei luoghi di vacanza, nei luoghi turistici o con dei camper che girano per andare direttamente a casa delle persone e soprattutto con il censimento dei dipendenti e di coloro che lavorano soprattutto a contatto con il pubblico. Il Presidente Musumeci invita coloro che hanno queste mansioni a vaccinarsi, altrimenti i datori di lavoro possono anche cambiare la mansione di questi lavoratori. Bisogna raggiungere l'80%, così come chiede il governo nazionale, della popolazione vaccinata. Fanno bene che vengono questa gente sospesa dal lavoro e così capiscono cosa significa vaccinarsi. Io mi sono vaccinato il primo di tutto. Io penso che la gente debba essere libera di vaccinarsi o meno, che ci debba essere comunque una certa libertà di scelta, per quanto io ho fatto il vaccino e sono pro vaccinazione. Non teme chi ha contatto con il pubblico che possa essere motivo di diffusione di contagio?
Questo sì, sicuramente sono per il consigliare il vaccino, cioè credo che debba essere altamente consigliato. Questo sì, perché sicuramente è un modo di tutelare il pubblico cittadino. Ho insegnato quest'inverno, ho insegnato su al nord e molti miei colleghi tendevano alla vaccinazione come di fatto hanno fatto, mentre una buona parte alla non vaccinazione. Io sono ritornata sana e integra. Secondo me ci vuole una buona e sana intelligenza per tutelarsi, ma occorre essere liberi dallo scegliere di farsi il vaccino o meno, perché questo di fatto è un diritto che ci spetta. Quindi in quanto tale non deve essere imposto. Se il ministro dovesse imporlo anche per le scuole, così come è stato per il mondo sanitario, cosa farebbe? Se le restrizioni a che io possa partire e ritornare, a che io possa lavorare eccetera sono proprio molto alte, non lo so, ci devo pensare, non dico neanche che lo farò, ci devo pensare. Cosa ne pensa la nuova ordinanza di Musumeci che invita tutti a vaccinarsi soprattutto se si hanno contatti con il pubblico? Se ci vacciniamo tutti quanti andrà tutto bene, se no va male per tutti quanti. Sentiamo anche il punto di vista di chi ha dei dipendenti a contatto con il pubblico giornalmente. Cosa ne pensa di questa ordinanza? Inviterà i suoi dipendenti a vaccinarsi qualora qualcuno ancora non sia vaccinato? Sono pienamente d'accordo, anzi dirò di più, che sarebbe importante ancora insistere dicendo vaccinatevi. I nostri dipendenti sono quasi tutti vaccinati, ad eccezione di qualche ragazzo. Di conseguenza noi lo siamo anche già da qualche mese e sono perfettamente d'accordo. Sostengo che da una ventina di giorni non si parla più di vaccini. Dunque insistiamo perché ci va di mezzo l'economia, le chiusure e quant'altro. Io sono pienamente d'accordo. E il direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Aliquo, alla luce della nuova ordinanza di Musumeci, commenta il dato diffuso dalla regione siciliana sul raggiungimento del target dei vaccinati contro il Covid rispetto alla popolazione. Oltre agli open day per gli over 12, Aliquo lancia un appello affinché anche sindaci e media contribuiscano a sensibilizzare sul tema. La ricognizione del personale non ancora vaccinato è uno dei punti principali della nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Musumeci, in vigore da oggi fino al 1° settembre, con cui il Governo regionale dà avvio alla campagna di vaccinazione di prossimità, di cui abbiamo già dato notizia in un servizio precedente. Ne abbiamo parlato con il direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Aliquo, il quale fa il punto della situazione relativamente ai dipendenti dell'ASP non ancora vaccinati. Molti si sono vaccinati, qualcuno si è rivolto all'avvocato perché continua a non volersi vaccinare, qualcun altro non si rende conto di ciò che dice, per cui mi scrive: ma io ho già avuto il Covid, e noi lo verifichiamo che non ha avuto il Covid. Nella nota di Palazzo d'Orleans si riportano anche i dati per comune, suddivisi per fascia d'età, relativi alle persone vaccinate in Sicilia da inizio gennaio fino al 29 giugno, con percentuali di vaccini effettuati in riferimento al target. La provincia di Ragusa si trova quasi a metà nello scenario siciliano. In provincia di Agrigento è vaccinato il 60,97% rispetto al target. In provincia di Caltanissetta il 56,56%. In provincia di Catania il 53,32%. In provincia di Enna il 58,56%. In provincia di Messina il 53,58%. In provincia di Palermo il 62,78%. In provincia di Siracusa il 52,49%. In provincia di Trapani il 58,66%. In provincia di Ragusa, dati aggiornati come detto al 29 giugno, il 57,84%. Il fatto che siamo arrivati noi come provincia al 57%, sono convinto che risaliremo, già siamo un po' risaliti in realtà, perché proprio in pochi giorni ne abbiamo fatte ancora. Quindi noi siamo contenti di avere il 91% degli anziani, degli over 80 vaccinati, l'84% degli over 70 vaccinati, però sono le categorie fragili e che dovremmo cercare di fare con percentuali ancora maggiori. Mi auguro anche che ci sia una risalita da parte degli over 30, che appena si è aperta la possibilità di vaccinarsi sono arrivati in massa, però poi questa massa si è
si è diciamo, si conclusa, ma non possiamo che continuare a provare a far venire le persone a vaccinarsi cercando di chiamarle proprio singolarmente. Questo non credo che lo potrà fare solo l'ASP, dovranno essere anche i sindaci, le associazioni e tutti voi che potete darci una mano per sensibilizzare. Intanto dall'ASP di Ragusa comunicano che continueranno fino al 20 luglio gli open days organizzati dalla regione per tutta la popolazione over 12 con dosi Pfizer e Moderna per promuovere la campagna vaccinale nell'isola, immunizzando quanti più cittadini possibili. E adesso la cronaca: un 36enne originario del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia di Catania per violenza sessuale. Ha vissuto un vero e proprio incubo una ragazza originaria della provincia catanese, una 27enne che è rientrata a casa a tarda ora dopo il turno di lavoro presso un locale del centro. A causa della calura estiva ha deciso di lasciare accostata la porta di ingresso, prospiciando un non balcone comune a più appartamenti al fine di far circolare un po' l'aria. Alle prime luci dell'alba, quando si è svegliata la ragazza, però, ha trovato a fianco del suo letto un uomo che la fissava e che compiva atti di autoerotismo. Terrorizzata dalla presenza, la ragazza, in preda al panico, ha gridato all'uomo di andare via e ha tentato di spingerlo fuori dall'appartamento, ma l'uomo non ha desistito e anzi le ha palpeggiato i seni. Solo grazie alla forza e alla disperazione la giovane è riuscita finalmente a buttarlo fuori casa e a chiudere la porta d'ingresso per poi chiamare i poliziotti. All'arrivo della polizia la ragazza, in evidente stato di shock, ha raccontato l'incubo vissuto e ha riferito che aveva riconosciuto l'uomo un suo vicino di casa extracomunitario di cui ha fornito dettagliate descrizioni. Gli agenti hanno effettuato un controllo nell'appartamento a fianco dove hanno trovato l'uomo originario del Bangladesh che indossava ancora gli abiti descritti dalla vittima. Dopo la formalizzazione della denuncia la donna è stata accompagnata in ospedale in quanto in forte stato di agitazione, mentre l'uomo è stato tratto in arresto per i reati di violenza sessuale. Udienza stamattina al Tribunale di Ragusa nell'ambito del processo che vede imputato il 50enne Giovanni Giardina con l'accusa di omicidio stradale per aver travolto, uccidendolo, Alberto Vicari, imprenditore modicano che renzella la sua moto sulla strada che da Marina di Modica conduce a Modica. Vicari morì poco dopo l'impatto che si è verificato l'11 agosto dello scorso anno. Sono state ammesse come parti civili, rappresentate dall'avvocato Ignazio Galfo, la madre, la sorella, il fratello di Alberto, la compagna Evelyn Floridia in proprio e quale esercente la potestà sulla bambina nata dalla coppia. L'avvocato Galfo ha citato in giudizio il responsabile civile, l'assicurazione del mezzo condotto dall'imputato. Il GUP Andrea Reale ha autorizzato a citare in giudizio l'assicurazione rinviando al 28 ottobre l'udienza. I legali della difesa chiederanno il rito abbreviato. Ha promesso alla sua famiglia che non tornerà più a lavorare in luoghi pericolosi. L'ingegnere Vanni Calì, rimasto prigioniero dei sequestratori ad Haiti per 22 giorni, oggi a Catania un incontro con il sindaco pugliese. Gli occhi bagnati dalle lacrime dell'ingegnere Vanni Calì raccontano tanto. Raccontano innanzitutto la sofferenza patita per i 22 giorni di prigionia ad Haiti. L'ingegnere è stato rapito infatti nei primi giorni di giugno ed è rimasto 22 giorni in mano dei sequestratori. Raccontano anche la gioia per il piccolo gesto di una ragazza di 15 anni, anch'ella prigioniera, che passava l'ingegnere del cibo sotto la porta. E poi questi occhi raccontano la speranza, quella che stamattina ha raccontato l'ingegnere Vanni Calì al sindaco di Catania Salvo Pogliese. È la voglia di riscatto che ha per questa città. Ci sono stati momenti di terribili, ma in questi momenti ci sono stati momenti di dolcezza. Dolcezza che ti riportano ad un equilibrio mentale, religioso, filosofico che credevo fosse perduto. Invece queste testimonianze, questa ragazzina di 15 anni che si è privata della sua zuppa per darla a me, che ogni giorno diminuiva il suo pasto per darlo a me, e mi ha gratificato. C'erano anche dei carcerieri che erano più gentili di altri e che invece di legarmi le mani strette mi lasciavano la possibilità almeno di girarle perché potessi assumere delle posizioni più semplici. Io ho giurato a mia moglie e ai miei figli che non sarei morto lontano da loro. Era l'unica cosa che mi preoccupava, morire lì lontano da loro, e avrebbe potuto succedere. Io ho giurato che non partirò più, quindi rimarrò qui, e come ho vissuto le più belle esperienze della mia vita qui a Catania, voglio tornare a farlo perché
ho girato il mondo e questo mi ha dato la forza di conoscere tante realtà. Oggi voglio tornare ad essere vicino alla mia città, non so in che forma, ma qualunque forma sia, voglio stare vicino alla mia città perché avevo ed ho ancora dei sogni che spero di realizzare insieme a Salvo, perché questa terra merita tutti i sacrifici che ho e perché la gente non debba essere obbligata ad andar via. Io l'ho fatto per scelta, ma c'è tanta gente che lo fa per bisogno. Se sono qua, sono il testimone di quello che lo Stato italiano riesce a fare. Prescindendo da qualunque forma politica la governi, l'Italia ha una forza incredibile. A livello internazionale siamo molto bravi. Loro sono stati bravissimi. Io non immaginavo, mentre ero recluso lì, che ci fosse tanto movimento attorno a me, a parte d'amore, ma anche di attività per rendermi libero. L'ingegnere Calì sarà coinvolto all'interno della nostra squadra con modalità che andremo a definire da qui a breve. È un interesse prioritario della città, non soltanto di Alessia e di Andrea, i suoi splendidi figli che ovviamente pretendono che Vanni Calì rimanga a Catania, ma è un interesse prioritario della nostra città perché, oltre a essere una splendida persona, una persona per bene, è un bravissimo professionista e quindi abbiamo la necessità di sfruttarlo in termini positivi e sono felice che Vanni Calì sarà al nostro fianco. Parliamo di disabilità e dei servizi carenti nei comuni Iblei, in particolare a Scicli non sono stati avviati i servizi di trasporto e di assistenza domiciliare, un problema sollevato più di un mese fa da una donna sciclitana, Evelyn Agosta, che attende l'avvio dei due servizi. È trascorso più di un mese dalla segnalazione, ma dell'avvio dei servizi richiesti da Evelyn Agosta al comune di Scicli relativi al servizio di trasporto e di assistenza domiciliare, nemmeno l'ombra. Tante le rassicurazioni da parte dell'amministrazione, tra le quali la messa a disposizione di un pulmino di proprietà comunale. Parte dei fondi che il comune di Modica, ente capofila del distretto 45, doveva erogare sono stati liquidati. Per Scicli si tratta di 33.846 euro, i fondi del PONI Inclusione. Per i comuni del distretto Ispica, Pozzallo e Scicli le somme sono insufficienti per far ripartire i servizi essenziali, ma al contempo le persone con disabilità rimangono in attesa di ricevere quanto spetta loro di diritto. Evelyn Agosta ha inviato la documentazione richiesta al comune per usufruire di questi due servizi. Fondamentale, soprattutto aveva sottolineato Evelyn, è l'assistenza domiciliare, ma non ha ricevuto risposte relative ai tempi e alle modalità di avvio. L'amministrazione qualche settimana fa aveva garantito che per il trasporto sarebbe stato adoperato momentaneamente un pulmino di proprietà comunale utilizzato per tutti i casi di necessità, ma sulla base di quanto riferito da Evelyn non è stato ancora adoperato. Sulla scia di queste segnalazioni abbiamo provato a contattare il vice sindaco e l'assessore ai servizi sociali, Caterina Riccotti, ma fino ad oggi non siamo riusciti a metterci in contatto con lei. Ritorniamo a parlare dell'impianto di biogas incontrato a Zimmardo Bellamagna. Ieri l'udienza al TAR, chiamato a pronunciarsi sull'annullamento del provvedimento di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione per la necessità di acquisire la consulenza richiesta all'ARPA. Il sindaco Roberto Amatuna dice: speriamo il TAR ci dia ragione. Il TAR di Catania non si è ancora espresso sul ricorso per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di biogas in contrada Zimmardo Bellamagna al confine tra Modica e Pozzallo. Non è stata acquisita la consulenza richiesta all'ARPA. Prima di pronunciarsi, il Tribunale amministrativo aveva richiesto tre diverse relazioni al Comune di Modica, al Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e all'ARPA Sicilia. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Amatuna, continua a ribadire la sua posizione. Siamo fiduciosi che il TAR accoglierà le preoccupazioni dei cittadini e del comune di Pozzallo e anche dei privati e del comitato che hanno portato avanti questa grande battaglia ambientalista e di civiltà. Ci sono delle problematiche che a mio avviso sono insormontabili per l'impresa che vuole realizzare questo impianto. Prima di tutto è il parere della sovrintendenza. La sovrintendenza doveva essere consultata e doveva essere parte integrante nelle apposite conferenze di servizio. Quali i tempi previsti?
I nostri avvocati pensano che la decisione possa esserci prima delle ferie estive, quindi a breve penso che il TAR si pronuncerà. E sulla vicenda la Biometano Ebleo, tramite il suo legale Tuccio Di Stallo, si limita a dichiarare che la società confida nel giudizio del TAR di Catania. Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Riapre la palestra dell'Istituto Comprensivo San Giorgio a Librino, verrà utilizzata dalla cestistica Etnea per portare i ragazzi del quartiere a fare sport e in particolar modo basket. Dopo oltre un anno chiusa a causa dell'emergenza Covid, da ieri pomeriggio ha riaperto le sue porte per accogliere tanti ragazzi la palestra dell'Istituto Comprensivo San Giorgio a Catania. Una palestra che non è solo un luogo fisico dove svolgere attività motoria, ma che è soprattutto luogo di aggregazione, crescita, confronto e opportunità. Grazie infatti alla cestistica Etnea Basket, decine di ragazzini dei quartieri più a rischio, a cominciare proprio da Librino San Giorgio, hanno la possibilità di ritrovarsi e di giocare a basket, ottenendo anche risultati importanti e partecipando a vari tornei, così come già accaduto prima che l'emergenza Covid bloccasse tutto. Nel 2019-2020 40 tesserati sono arrivati a disputare 3 campionati giovanili amatoriali e vari tornei di mini basket. Da marzo 2020 a luglio 2021 l'attività giovanile si è dovuta fermare a causa della pandemia. Si è disputata solo l'attività senior federale con il secondo posto nel torneo di promozione, ma adesso si riparte più forti e più motivati di prima. La gioia più grande che stiamo vivendo in questo momento dopo anni di pandemia. Il gruppo di San Giorgio, che come dicevo conta più di 40 ragazzi e bambini, adesso diciamo riprenderà con sempre più entusiasmo. Questo grazie anche all'Istituto Comprensivo San Giorgio e alla preside Manuela Concetta, che ci ha dato la possibilità di riavviare tutto. Il progetto che è nato 9 anni fa, con lo scopo di dare ai ragazzi, oltre che un benessere fisico, anche quello psichico, che dà la possibilità di ragionamento, perché questo è uno sport che aiuta molto al ragionamento. Ragionare, prendere delle soluzioni nella vita è una cosa fondamentale, quindi questo è il nostro scopo e vogliamo portarlo avanti anche poi all'inizio di settembre, pandemia permettendo. Un importante progetto di inclusione, le scuole servono a questo, lo sport serve anche a questo e grazie a questa collaborazione si può dare la possibilità ai ragazzi di passare delle ore di svago ma anche di accrescimento personale. La gioia di poter riaprire i battenti della nostra palestra, della nostra scuola, alla nostra utenza, grazie alla collaborazione diciamo conclamata con Daniele Lo Certo e anche Roberto Quartarone, loro curano appunto cestistica e Etnea Basket e devo dire che per noi è un grande pregio, un grande onore poterci avvalere del loro lavoro, del loro entusiasmo, perché noi qui facciamo i conti con una utenza che di questo ha proprio bisogno, no? Perché fra l'altro al di là del tempo trascorso a scuola per impegnarli, no? E non lasciarli in preda a tempi spesi male, c'è anche la prospettiva di un successo, di un futuro, no? Di una passione che potrà mutarsi in crescita, promozione umana, sociale e quindi noi come scuola a questo puntiamo giorno dopo giorno. Il comitato Passo Marinaro Randello in territorio di Ragusa ha denunciato una serie di disservizi legati all'ambiente, alla sicurezza, costoni pericolanti, mancanza di parcheggi e di controlli. Due posti attrattivi turisticamente che però sono abbandonati. Sul posto Viviana Sammito. Contrada Passo Marinaro in territorio di Ragusa, una frazione totalmente abbandonata e questa è la denuncia del comitato Passo Marinaro che intanto ha fatto installare 70 telecamere per prevenire reati di ogni tipo. In questa zona che è praticamente abbandonata, come possiamo notare dal manto stradale e da tutta questa sterpaglia che sorgono in questi terreni che sono comunque privati, la gente arriva addirittura con le proprie auto fino al mare. Perché manca il parcheggio, non ci sono i servizi e questo quanto denunciato dal comitato Passo Marinaro che da anni si battono per la tutela di questo splendido posto senza avere alcun riscontro. Lo so,
detto da parte del sindaco, ex sindaco, che questa zona sarebbe dovuta diventare nell'arco di 3-4 anni un gioiello. Siccome Marina viene prima di noi, i soldi destinati a noi li hanno destinati da un'altra parte. Noi compriamo l'acqua a fior di quattrini e se io dovessi chiederla al comune devo aspettare 20 giorni e in questi 20 giorni che faccio? Il signor sindaco deve sapere, e lo saprà senz'altro, noi paghiamo le tasse, quando arrivano le cartelle le paghiamo, a stento, come vuole, ma le paghiamo. E poi dobbiamo vedere che c'è uno schifo, siamo abbandonati, se non ci puliamo noi davanti a casa, qui diventa un porcile. Ma non ci sono neanche i controlli. Ma quale controlli? Che se venissero qua il sabato e la domenica loro farebbero lo stipendio per un mese per tutti i vigili urbani di Ragusa. Siamo in un territorio dove le regole non esistono più perché manca tutta la segnaletica. Un ragazzo, uno dei nostri figli, che giustamente se prende la strada si trova uno di fronte, non so cosa possa succedere. Il comune deve assumersi la responsabilità, visto che anche a uso pubblico viene utilizzato dalle autovetture per scendere, di sistemare la strada e di mettere questo territorio nelle condizioni di andare a piedi, perché non è possibile che la gente venga, come puoi vedere, sulla spiaggia. Forse è l'unica spiaggia italiana che ancora abbiamo che andiamo sulla spiaggia. C'è qualcuno con la Jeep che si mette la Jeep sotto l'ombrellone, tanto per farti sapere, è la cosa più importante. Insomma. Siamo a Randella, un paradiso terrestre, dove però purtroppo non mancano anche qui i disservizi legati alla sicurezza e anche a livello ambientale, perché come vedete alle mie spalle c'è questo costone che è pericolante, però viene utilizzato da molti, usufruito da chi ha le macchine per parcheggiare, anche per scattare una foto, è effettivamente transennato, però facilmente violabile. Quindi chiunque arriva qui per godere di questa bella vista, non curante del pericolo per l'incolumità pubblica. Il comitato Passo Marinaro Randello ha anche denunciato la mancanza di un parcheggio all'ingresso di questa contrada e anche un problema, come dicevamo, di sicurezza legata ai furti e altri fenomeni che si registrano in questo territorio. È un'area SIC. Cioè il promontorio fa parte dell'area SIC, è appunto per questo motivo qua che bisogna cercare di evitare che ci siano, dare la possibilità alle macchine di parcheggiare, ma non solo le macchine, c'è di tutto, macchine, tir, camper, la qualunque, proprio per questo motivo qua, perché il promontorio è a rischio crollo. Siamo completamente abbandonati, c'è di tutto, vi dico che cosa non vi dovrei dire, provate a immaginare tutto. Prostituzione, furti, non ci abbandonate, aiutateci perché qui abbiamo bisogno veramente della legge che ci possa aiutare. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.